Ciao a tutti i drogati del fai da te e benvenuti nel mio garage laboratorio. Sempre meno garage e sempre più laboratorio. Caro mio drogato del fai da te, oggi mi sono regalato tre giocattoli nuovi, ma questo video lo dedico a uno solo, ovviamente, anche perché sugli altri due c'è veramente poco da dire. Mi sono regalato una guida in alluminio che funge anche da strettoio. In verità ne possedevo già una, però dal momento in cui la vai usare come strettoio, non basta, di conseguenza me ne sono comprata un'altra. E poi mi sono regalato la lama a 24 denti per la mia sega circolare della Parkside, la batteria, quella che c'è qui sopra la mia testa. Quella che viene data in dotazione è di 18 denti, questa è 24. Sega circolare, tra l'altro, che esce proprio oggi, data in cui sto facendo il video. Infatti io arrivo proprio adesso, mi sono appena comprati questi giocattoli. Il terzo, se vieni con me di là sul mio banco di lavoro, te lo presento. Andiamo! Eccolo qui. Trapano avvitatore a percussione della Parkside, alimentato a batteria da 20 volt con capacità di 2 A. Guarda, sistemo un attimino il mio banco da lavoro e poi lo apriamo insieme. Ok, eccolo qui. Tolto il grosso dal banco di lavoro, te lo presento. Trapano avvitatore a percussione della Parkside. Come ti dicevo prima, è alimentato a batteria, una batteria che ha una capacità di 2 A e un voltaggio di 20. Lo apro, vediamo cosa troviamo all'interno e poi niente, te lo presento. Anzi, ce lo presentiamo insieme. Valigetta rigida, con rappresentato sul fianco l'elettroutensile all'interno, in modo tale che se ne possiedi più di uno, impilandoli ordinatamente su uno scaffale, sai già cosa c'è all'interno, senza andare per tentativi. Eccolo qui. Allora, all'interno della valigetta sto trovando il libretto di istruzioni, caricabatterie rapido, l'impugnatura laterale, questa ti spiego poi a che cosa serve, e ovviamente il trapano avvitatore con la batteria inclusa, già montata. Allora, io senza peccare di presunzione vorrei solamente avanzare un suggerimento. Io ho acquistato un annetto fa, rispetto ad oggi, data in cui sto registrando il video, ho acquistato la sega circolare, sempre della Parkside, alimentata tra l'altro con la stessa batteria. E troverete, quando aprite la valigetta, la batteria già calzata, come in questo caso. Nel caso dell'avvitatore, il pericolo è veramente modesto, perché se accidentalmente vai a premere il grilletto, questo può succedere. Nel caso della sega circolare, per quanto è vero che ci sia la sicura da premere per poter azionare il grilletto, sappi che la batteria è già calzata, quindi dal momento in cui la vai a tirare fuori dalla valigetta, occhia come la prendi perché potresti far partire inavvertitamente la lama. Dunque, dicevamo, trapano avvitatore, qual è il suo valore aggiunto? Questo in più ha la percussione, a differenza di un trapano avvitatore tradizionale. Io possiedo questo da 16 volt. Questo qui ha anche la percussione. Adesso lo vediamo bene nel dettaglio, con tutte le sue caratteristiche, vediamo le mie prime impressioni quali sono, e poi ovviamente facciamo un paio di test, sia di foratura che di avvitatura. E ovviamente, visto il suo valore aggiunto, ovvero la percussione, proviamo anche a forare del muro e magari mettiamo anche dei tasselli. Ok, cominciamo. Ok, allora inizio dandoti due misure, giusto così, tanto ci siamo e lo facciamo. Allora, la batteria misura, mi esprimo in centimetri, 12 per 8. Invece l'elettroutensile, dalla parte più sporgente, ovvero col mandrino chiuso,
misura esattamente 24 centimetri e mezzo per un'altezza di 23 centimetri. Ti do anche il peso, ovviamente lo pesiamo con la batteria montata, 1,9 kg, 35-40, 1,9 kg. Sinceramente me lo aspettavo più pesante, visto che ha il meccanismo che gli permette di fare la percussione, invece devo dire che è abbastanza maneggevole. Poi, detto il peso, detto tutto. All'interno della confezione, come ti ho fatto vedere prima, troviamo anche il caricabatterie rapido, solito discorso, però lo ripeto per chi magari non sa. Il termine rapido, l'aggettivo di rapido, gli è attribuito in merito al fatto che Parkside assicura che questo caricabatterie è in grado di ricaricare la batteria proprietaria del trapano avvitatore entro non oltre un'ora. Quindi con batteria scarica, entro un'ora hai nuovamente la batteria operativa. Batteria a ioni di litio. Questo vuol dire che hai la possibilità di fargli accumulare altra carica, nonostante all'interno ce ne sia già altra. Ma consiglio che mi sento di darti e che ti suggerisco fortemente di mettere in pratica è quello di non scaricare mai la batteria. Qualsiasi batteria agli ioni di litio non va mai scaricata completamente, non va mai tenuta completamente scarica per lunghi periodi di inattività, altrimenti va sotto soglia e rischi seriamente di renderla inagibile. Quindi, se stai lavorando e ti puoi permettere di smettere anche per 20 minuti perché magari procedi con un'altra lavorazione e non devi usare l'elettroutensile in questione, o meglio, non devi usare questa batteria, mettila sotto carica anche solo per 20 minuti, mezz'ora. Così eviti di farla scaricare completamente. Come fare per sapere quanta carica abbiamo all'interno? È molto deducibile. Sul fianco della batteria trovi l'icona della batteria. Premendo il tastino arrivi a vedere la sua situazione di carica. Ci sono tre tacche, verde, giallo e rosso, e ovviamente, come facilmente presumere, i colori rappresentano lo stato di carica. Se arrivi a far accendere il rosso, ti consiglio seriamente di non andare avanti, mettila nuovamente sotto carica, proprio per evitare che vada sotto soglia. Quindi del caricabatterie rapido abbiamo spiegato qual è la sua funzione, mentre invece un altro valore aggiunto di questo trapano avvitatore a percussione è il fatto che è alimentato con una batteria, ti dicevo prima, da 20 volt con capacità 2 A, una batteria che è molto versatile perché comunque è compatibile con altri 16 elettroutensili della serie Team X20. Quindi tu con questa batteria, oltre ad alimentare l'elettroutensile acquistato, in questo caso il trapano avvitatore, sei in grado di alimentare tutti questi altri elettroutensili: la sparapunti, il seghetto a pendolo, passando la sega a gattuccio, la sega circolare a batteria anch'essa, insomma tutti questi elettroutensili. Quindi dal momento in cui vai a comprare un altro, non solo hai la batteria inclusa dentro la valigetta, ma sai che hai già una batteria di riserva dell'altro elettroutensile. Nel mio caso, ad esempio, io possiedo la sega circolare sempre della Parkside, come puoi vedere la batteria è la medesima. Quindi, se io adesso vado a prendere la batteria che mi hai visto togliere dal trapano avvitatore e la calzo sulla mia sega circolare, questo, come ti dicevo, rende la batteria molto versatile ed è un vantaggio notevole. Tornando invece all'oggetto del video, cioè il trapano avvitatore, ti riporto le caratteristiche tecniche. Perdonami se leggo, ma non ho avuto il tempo di fare i compiti. Non è che non ho studiato, però l'ho appena acquistato, quindi te le riporto così, proprio come le sto scoprendo io adesso, leggendole direttamente dalla scatola. Possiede un motore con trasmissione a 2 velocità e ovviamente il meccanismo a percussione. Hai caricabatterie rapido, questo l'abbiamo già detto, il mandrino a chiusura rapida, ovviamente, come tutti i trapani avvitatori, non c'è bisogno della chiave. Per poter serrare la punta o l'inserto, l'interruttore on off
che ti permette di portare il grilletto in posizione neutra, quindi se anche inavvertitamente lo vai a schiacciare il mandrino non gira. Quindi questo è il selettore, lo trovi sopra il grilletto, tutto a sinistra, avvita dalla parte opposta, svita, posizione centrale, neutra. Si accende il LED, la luce di lavoro, ma il mandrino come puoi vedere non gira. La luce di lavoro a LED integrata, appunto, posizionata qui sotto, posizione strategica a mio giudizio, perché a differenza delle luci posizionate sotto il mandrino, vanno a illuminare bene la zona dove stai operando, senza che venga coperta dall'ombra del mandrino. Quindi, luce a LED di lavoro integrata. Indicatore dello stato di carica della batteria, lo abbiamo visto prima. L'impugnatura mobile ed economica, in effetti sì, è bene rivestita proprio per fornire un buon grip, ma questo comunque ormai lo trovi presente, obiettivamente parlando lo trovi presente in tutti gli elettroutensili, ci mancherebbe altro. E l'impugnatura aggiuntiva, quella che ti ho mostrato prima, puoi vedere che a differenza dell'avvitatore, che non possiede quella sede, quella parte filettata, qui invece troviamo questo foro filettato all'interno. Serve proprio per aggiungere l'impugnatura aggiuntiva laterale da un lato o dall'altro, hai la possibilità di montarla dove più ti è comodo a seconda del fatto che tu sia mancino o meno, e ti permette di agire e di operare scaricando una maggiore forza. Io sinceramente non so quanto mi trovo bene in questo modo, preferisco spingere da dietro. Comunque, accessorio dato in dotazione, l'impugnatura laterale. Rotazione oraria e antioraria, il posta bit magnetico su entrambi i lati. Sul corpo del trapo navigatore è presente una piccola calamita incassata che ti permette di far alloggiare due bit dati in dotazione. Purtroppo sono tutti e due a croce, anche se di misura diversa. Ne puoi trovare uno da una parte e uno dall'altra. Nel caso dell'avvitatore tradizionale invece ne troverai uno solo. Batteria da 20 volt a ioni di litio a 2 A, questo l'abbiamo già visto. Il numero di giri nominale a vuoto alla prima velocità è di 440 giri al minuto, con la seconda velocità invece di 1650. Frequenza delle percussioni 26.400 al minuto. Il massimo diametro di foratura è di 30 mm nel legno e 15 mm nei mattoni, 13 mm nell'acciaio. Massima coppia 45 N al metro. Preselezione 20 livelli di coppia più un livello per forare e una percussione. Allora andiamo a rivedere. Per mezzo di questa ghiera rossa hai la possibilità di selezionare la forza con la quale andrai a stringere la tua vite. Quindi troverai questa rappresentazione in numeri che vanno da 1 a 20. Li selezioni facendo corrispondere il numero scelto in corrispondenza della freccia verde. In questo modo qui vai appunto a decidere con quanta forza stringere la tua vite. A quel punto il mandrino si fermerà perché entrerà in funzione la frizione. In questo modo qui. La possibilità invece di usarlo come trapano avviene per mezzo di questa icona, ovvero quella rappresentata dalla punta di un trapano, appunto. È abbastanza deducibile. Così. In questo modo tu vai ad annullare la frizione e il trapano avvitatore sfrutterà al massimo la sua potenza. Dal momento in cui invece vai a praticare un foro sul muro, vai a far corrispondere la freccia con il martelletto, in questo modo qui. In questo modo avrai la percussione durante l'operazione di foratura. Avviene anche un'altra cosa, il gioco del mandrino. Tenendo la selezione sul trapano, quindi la punta tradizionale, come puoi vedere il mandrino non ha gioco, ma è fermo. Dal momento in cui vado a spostare il selettore sul martello, quindi vado ad usufruire della percussione, il mandrino ha questo gioco qui, questo movimento rettilineo alternativo, che permette quindi di far gravare sulla punta e quindi sul muro la percussione e forare il muro con più facilità. Ci sono anche due velocità. La prima per quando usi l'elettroutensile come avvitatore, rappresentata da una vite e dal numero 1. L'interruttore di selezione lo trovi sulla parte superiore dell'avvitatore.
Spostandolo invece sul 2 troverai l'icona della punta, in questo modo qui è suggerita la funzione trapano. Il mandrino sfrutterà, girerà al massimo, il motore sfrutterà al massimo la sua potenza. Abbiamo anche le due velocità, come abbiamo appena visto, massimo diametro, preselezione di 20 livelli di coppia. Il mandrino ha una capacità di massimo 13 mm e, come ti ho detto prima, ha il bloccaggio rapido. Gli accessori in dotazione li abbiamo già visti, la batteria l'abbiamo già vista. La batteria di riserva è ordinabile tramite i soliti canali creati da Parkside, ma in questo caso è uscita anche singolarmente, quindi ha la possibilità di comprare o una batteria singola o addirittura, visto che c'era anche in vendita, la batteria con un caricabatteria compreso nella confezione. Poi nient'altro, vedo che qui mi elenca tutti gli elettroutensili che sono compatibili. Prima te ne ho menzionati alcuni guardando le figure. Quindi abbiamo ad esempio il compressore ricaricabile, l'attrezzo multifunzione, la pistola sparapunti, l'elettrotensile multiuso, il seghetto ricaricabile, l'avvitatore a percussione. 16 elettrotensili rappresentati sulla figura. Credo di averti detto proprio tutto, quindi io adesso mi vado a procurare punta da muro, da ferro, delle frese, così lo testiamo e facciamo un paio di esperimenti e poi avvitiamo anche qualche vite. Andiamo! Ok, andiamo a prendere quello che serve per il test. Dunque, prendiamo una punta da 8. Da 8 per il ferro, 10 da legno, 8 da muro. Presa 32 e una 25. Porta bit e gli inserti li vediamo dopo in base alla vite che mettiamo. Procediamo. Per quanto sia deducibile, volevo comunque farti vedere ugualmente come alloggiare la batteria sul caricabatterie proprietario. Allora, dal momento in cui attacchi la spina troverai la luce verde accesa, così. Batteria al contrario, munita di guide all'estremità, sui lati, feritoia sul caricabatterie. La presenti, la mandi all'indietro e dal momento in cui la inserisci vedrai che la luce verde si spegne per accendersi esclusivamente quella rossa. A carica ultimata si accenderà la batteria verde. Il caricabatterie è allo spegnimento automatico, tra l'altro, quindi passati 60 minuti o comunque raggiunta la carica completa della batteria, la carica cesserà in automatico di accedere all'interno della batteria. Il vantaggio di questo trapano avvitatore è che comunque, soprattutto se operi in situazioni un po' particolari, scomode, è che comunque, essendo anche a percussione, ti porti dietro solo un elettroutensile, quindi sulla scala o in qualsiasi altra circostanza, anziché averne due, quindi il trapano per forare il muro e poi l'avvitatore per avvitare, con questo qui hai un solo elettroutensile con te. Ed è un vantaggio comunque non indifferente. Procediamo con i test di foratura. Cominciamo con il forare delle tavole di legno che mi vado a preparare. Ok, allora, dal momento in cui lo andiamo ad adoperare come trapano, come ti dicevo prima, per mezzo della ghiera rossa, andiamo a posizionare il selettore sulla funzione trapano, quindi la rappresentazione della punta. Velocità a 2, questo è l'interruttore di selezione. La punta da 10 mm. Nulla di eccesso, ovviamente. Siamo questa da 25.
con una fresa. Da 32. Mi sposto solamente un pezzo di bancale. Percepisce comunque la differenza di potenza. Io sono abituato a questo qui, un 16 volt, e sì, devo ammettere che è decisamente maggiore. Lo percepisci se hai la mano a un altro trapano avvitatore, noti decisamente la potenza maggiore di questo. Prova a praticare anche dei fori su un angolare di 3 mm di spessore. Punta da 6. Sempre velocità 2 con funzione trapano. Una spruzzata di olio da taglio che va benissimo anche per le operazioni di forature. La allarghiamo portando a 8. Il fumo che vedi è legato all'olio che brucia, non esce dal trapano avvitatore. E adesso facciamo un test sulla funzione avvitatore. Questi sono test che avevo fatto precedentemente e questo è il foro che abbiamo praticato oggi. Per il test di avvitatura ho preparato 4 viti del diametro di 5, lunghezza 50 mm e una da 65. Senza preforo, gli ho dato solo un leggero colpo di punzone giusto per dargli l'invito. Visto che andiamo a usufruire del elettroutensile in funzione avvitatore, velocità a 1 e la frizione la regoliamo, considerando che siamo senza preforo, mettiamo sul 12. Okay, facciamo 12 la selezione. 5 per 50 senza preforo. Qui addirittura la frizione non è neanche entrata in funzione e siamo andati oltre. Proviamo ad abbassare a 10. È comunque veramente molto potente. E questa ha sempre diametro 5, ma non voglio dirti fesserie perché non mi ricordo più. 65 di lunghezza. Ok, tutti senza preforo.
Per fare le cose un pochino più sul serio, invece ho preparato anche due belle viti, diametro 6, lunghezza 125, inserto Torx, che io ho già comprato. Ovviamente, visto la lunghezza di 125 mm, la coppia la sposto fino a 14. Vediamo se basta, altrimenti poi ci muoviamo di conseguenza. Vado solamente a fare due piccoli prefori da 5, dovrebbe essere questa punta. Centoventicinque mm la lunghezza della vite. Proviamo ad abbassarlo. Evidentemente abbiamo esagerato. Lo metto a 10. Sicuramente più che soddisfacente. L'ultimo test, visto che ha il valore aggiunto della percussione, lo facciamo ovviamente sul muro. Quindi ho montato l'accessorio, l'impugnatura laterale, la velocità in questo caso la portiamo a 2 e cosa più importante di tutte, per mezzo della ghiera rossa andiamo a selezionare la funzione percussione, rappresentata, come ti ho detto prima, dal martello. Posizionata la ghiera in questa posizione qui, ecco che va ad acquisire questo gioco qui, il mandrino. Il motivo è quello che ti spiegavo prima, il movimento rettilineo alternativo che ti permette di sfruttare la percussione. Vediamo la percussione come si comporta. Questo è un muro tradizionale, quelli che abbiamo tutti in casa, strato di intonaco e mattone forato. La punta è da 8 mm. Visto che se l'hai mangiato a colazione, proviamo senza percussione, a vedere come si comporta. Ovviamente la velocità è sempre a 2. Sempre senza percussione. Ci mette un po' di più, ma fora. Proviamo nuovamente con la funzione percussione. In questo caso sono capitato con la punta proprio all'interno della giuntura tra i due mattoni. Infatti ho forato fondamentalmente cemento, perché se vado dove so di trovare il mattone, foro in un attimo. Anche qui, questo è tutto cemento. E però siamo andati comunque in profondità di quei 5 centimetri tutti. Perfetto. Tolgo la punta. Funzione avvitatore. Siamo a 10 Nm e velocità a 1. Monto il portabit. Preparato dei tasselli per mattoni forati. Importante quando usi dei tasselli e sai già che sotto troverai del vuoto, utilizzare i tasselli appositamente studiati per il forato.
spostiamo il selvaggio anche a 3. Speravo di riuscire a mostrarti meglio il tassello che gonfia all'interno, ma un buco è ostruito dal cemento. Perfetto. Allora, dopo che tu del fai da te, tirando le somme su quello che sono le mie impressioni in merito al mio nuovo giocattolo, che adesso è anche bello impolverato ed è più bello da vedere, io al momento, guarda, di negativo ho riscontrato solo questo problema qui. Il portabit magnetico presente su tutti e due i lati del corpo motore, il portabit magnetico è un vano incavo ricavato appunto sul corpo motore, alloggia un magnete che permette al bit in rotazione di stare al suo posto. Il magnete non è posto al centro del vano e in più è uno solo, di conseguenza spesso mentre operi inevitabilmente vai a toccare il bit e spesso si sposta o peggio ancora ti cade. Avrebbero potuto metterne due o comunque posizionare il magnete al centro, questo sarebbe stato sicuramente meglio. Per tutto il resto, sinceramente, al momento non ho impressioni negative. Lo ricomprerei? Sì, soddisfatto. Bella, ergonomica anche l'impugnatura laterale, che io personalmente non userò mai. E che altro dire? La versatilità della batteria, grande valore aggiunto, perché come ti ho detto prima, la puoi impiegare su altri elettroutensili. Nel mio caso, appunto, la sega circolare che ho qui sopra. Io ho anche il multifunzione, però il mio va a corrente, quindi nulla. Ma esiste multifunzione a batteria e monta proprio questa batteria qui, quindi altri elettroutensili che puoi andare a impiegare con queste batterie versatili. Che altro dire? Credo di averti detto proprio tutto. Se così non dovesse essere o se c'è qualcosa che vuoi sapere e che non ti ho menzionato, me lo scrivi nei commenti e ti risponderò immediatamente. Quanto ho speso? 50 euro. 50 euro me lo sono portato a casa e così, per quanto riguarda le mie impressioni, ci sta. Prezzo adeguato, anche perché potrei sbagliarmi, ma l'uscita precedente a questa qui, lo stesso elettroutensile, veniva a 65 euro. Io ho speso 50. Ripeto, credo di averti detto tutto. Se c'è qualcos'altro che vuoi sapere, me lo scrivi. Io ti saluto, ti ringrazio per aver visto il mio video. Se ne è piacere, e ovviamente sempre solo se ne è piacere, ti invito a iscriverti al mio canale, altrimenti va bene lo stesso. Ti auguro buon lavoro per i tuoi progetti. Io e lui ti salutiamo e ti rimandiamo al prossimo video. Ciao!